Arte e scienza, un binomio perfetto, due forme di conoscenza distinte, tra cui tuttavia esiste una forte correlazione e compenetrazione. Io mi chiamo Raffaele Tognolini, studente di beni culturali, e oggi vi parlerò della scienza nascosta nell'opera di Giacomo Balla. Scriveva l'artista: data l'esistenza della fotografia e della cinematografia, la riproduzione pittorica del vero non interessa, né può interessare più nessuno. Ed è proprio con la prima opera della serie Compenetrazioni iridescenti che Balla inizia ad analizzare gli effetti della luce e del movimento. La maggior parte dell'informazione sul mondo esterno ci proviene da fenomeni luminosi. Non è quindi strano che nelle varie epoche, in fisica così come nell'arte, uno dei problemi fondamentali sia stato proprio quello, da un lato, di scoprire la natura della luce, dall'altro, ricrearne i molteplici effetti attraverso l'invenzione artistica. Fu Newton, con un esperimento, a dimostrare come un fascio di luce bianca che subisce una rifrazione, come un raggio luminoso che viene fatto passare attraverso un prisma di cristallo, può dar luogo ad una serie di raggi luminosi colorati che sfumano l'uno nell'altro. Questo fenomeno, detto dispersione della luce, è la causa, per esempio, dei bagliori colorati prodotti dagli spigoli delle vetrate. Il fenomeno può anche essere osservato in natura, dopo un temporale. Le minuscole goccioline d'acqua, ancora presenti nell'atmosfera, infatti, si comportano come piccoli prismi e scompongono i raggi del sole, dando vita allo spettacolo dell'arcobaleno. Ecco dunque che i raggi luminosi, rappresentati nell'opera di Balla da semplici schemi geometrici e rombi colorati, si dispongono sulla superficie della tela come fossero scomposti singolarmente, dando luogo a una grande varietà di effetti, compresi quelli dinamici. Balla, in linea con le dichiarazioni teoriche futuriste, dipinge negli anni 10 una serie di tele dedicate alle compenetrazioni iridescenti, nelle quali, andando oltre il visibile, scompone la luce secondo i principi della fisica, inserendo anche il concetto di compenetrazione. Il risultato è così una sorta di spettro elettromagnetico che si manifesta in un intervallo delle possibili frequenze delle radiazioni. Questa nuova forma espressiva, in cui l'onda, mutando nel colore, torna a ripetersi identica a se stessa, rappresenta uno dei più alti risultati concettuali del pittore e porterà Balla verso un linguaggio sempre più astratto.